negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Parli chiaro con noi, O'Brien. E non trascuri niente. Funziona tutto quanto alla perfezione. Goditi il resto dei festeggiamenti sulla Queen Dido, Norman. Raymond ha capito che Morgan non era quello che sembrava. E abbiamo predisposto questa trappola. Tutta la storia del ritorno della Veltro. Nascondigli in montagna. Movimenti coordinati delle navi. Tutto per pressare Morgan. Ma non mi sono ancora arreso. Ci hanno lasciato con un asso nella manica. Bene ragazzi, eccomi qua sempre JC Orochi con un altro video di Resident Evil Revelations. A quanto pare, mi sa, questo è l'ultimo capitolo, è l'ultimo episodio. Mi sono andato a informare, ma ovviamente non ho ancora giocato nulla. È l'episodio numero 12, sì, è l'ultimo. La regina è morta. Così si chiama, eh? Adesso vediamo. L'ultima regina. Sì, la Queen Dido giace sul fondo dell'oceano sin da quel giorno. Il che vuol dire che la troveremo? A terra grigia. Esattamente. Abbiamo l'obbligo di portare a termine questa missione. Passo e chiudo. Alza bici, nessuno si muova. Forza, mettete le mani in alto. Lento da me. Morgan Lesdale. Subentriamo al comando. La PSAA da questo momento risponde solamente alla FBC. Clive R. O'Brien è in arresto per aver collaborato con l'organizzazione terroristica Veltro. Chris, Jill, siete l'unica speranza. Eccola là. I resti di Terra Grigia. E la Queen Dido. Ci avviciniamo al punto di lancio. Eccola qui in Dido, la terza regina. Ok ragazzi, eccomi qua. A quanto pare siamo sempre con Jill e Chris. Siamo arrivati a questa terza regina, la Queen Dido. Proprio si trova sulle macerie di Terra Grigia. Qui. Ah sì? Ma no, non la Genesis, infatti. Ma cazzo, sono preparati questi? È tutto tranquillo. Come se il tempo si fosse fermato. Già. Ricordi quei cosi che abbiamo trovato sulla spiaggia? Merda. Ecco perché Morgan ha isolato l'area. Soldati, mangiate da questi animali. Mutati. Cazzo. Qualcosa è ancora vivo. Sta' attenta, sott'acqua non riusciresti a difenderti.
Ok. Questa forza ha una serratura elettrica. Spero che l'alimentazione di emergenza funzioni. I fili sono strappati. Cazzo! Il sistema. Merda! Ok, io cerco di riattaccare la corrente. Ah, ok. Rallentano un po' quelle, queste cazzo di cose. Ok, qua là sotto. L'abbiamo trovato. Ecco fatto. Jill, la porta è aperta. Ok, sto tornando. Oh! Sotto l'acqua. C'è ancora aria. Chi è qui? È morto da poco tempo. La FBC. Già. Cos'ho lì? Visitatore. Sono l'agente Dario Barioni delle forze armate dell'FBC. Sono le 19:48. Se la prossima squadra troverà questa registrazione, la consegna al generale Lansdale. I miei uomini sono tutti morti, uccisi dal diavolo in persona. Non siamo riusciti a recuperare il videolog. La nostra missione è fallita. Quelli della Veltro non hanno aspettato buoni di morire. Quando noi della FBC siamo arrivati, ci stavano aspettando. È stato il desiderio di vendetta a mantenerli in vita. Ok. Va bene. E siamo arrivati a questa Queen Dido. O Dido, come cazzo lo volete chiamare. Oh merda. Oh cazzo. Perché spette la luce? Ok. È viva questa cosa? No, è morta. Meno male. Non abbiamo luce proprio. Che cazzo era? Oh, ok. Che cazzo è successo qua? Merda. Oh mio Dio. Ma sono i soldati della Veltro. Ehi! Le luci! Non sei pronta? Mi sto cagando non poco, guarda. Yes.
Ugolino Maronio, membro leale della Veltro e amico fedele, riposa in pace. Kaffer Tukush, 86-2005, ragazzino pure. Ma male ti è data la vita per causa della Veltro. Elken Ataizi, una volontà di ferro, assistito fino all'ultimo alla smutazione. Tutti martiri per la causa. Sì, vabbè, questo qua l'abbiamo visto. Gilberto Leone, l'unica cosa che amava quanto sua moglie era la Veltro. Incadere. Seguo sempre le cose anche quando non sarò più io. Elite Leone, che i vostri figli possono crescere in un mondo senza menzogne. Cazzo, si è ingiottato il virus di Avis. Veltro, in tuo onore, riconosciamo tutti i nostri errori e convertiamo la nostra carne in ricordo dei nostri peccati. Ma per te, Morgan, non ci sarà mai requie. Noi ci leviamo dai morti e il nostro spirito è una forza cieca e immutabile. Tutti i nostri scambi sono qui dentro. Noi diventeremo i guardiani della verità per tutto il tempo che sarà necessario. Jack Norman era il capo della Veltro. E hai il video che ci fa inchiodare Lansdale. Se ci aspetta questa parte qua? Cazzo! Vuol dirmi che è Norman? Sì, è lui! Morgan Lansdale! Come osate ostacolare la Veltro! È impazzito ormai. Morgan, cercavi questo, vero? Proprio così. Questo piccolo apparecchio contiene la verità, tutta la verità che servirà a smascherare la vostra farsa. Ok, a quanto pare prendiamo il palmare e ce ne andiamo, cavolo. Ci siamo. Abbiamo le prove. Oh, cazzo. Andiamo via. Oh, merda. Il virus di Avis. Guardati dal terrore che hai scatenato. No, se lo mangia. Ma è impazzito, se l'ha bevuto, anzi. Ecco. E vai. La mutazione selvaggia. Questo è tutto, ragazzi, è stato Resident Evil Revelations. Ci vediamo al prossimo video. See you, gamers.